con questo liceo è stato fatto non questo venerdì, quell'altro venerdì andrò a parlare davanti a questi ragazzi molto giovani, terzo quinto liceo. Ovviamente non vi dirò mai il liceo, dopo aver fatto l'incontro vi dirò il liceo e vi farò vedere anche delle storie che farò riprendere i miei ragazzi, ovviamente i videomaker e quant'altro. Questa è la prima di una lunghissima serie, perciò mi raccomando, state collegati, che il Brasile è il numero uno, fratelli. Buongiorno a tutti, come vedete anche oggi l'e-commerce mi ha portato 500 euro, di cui 300 de bella, fratelli. Quindi a 360 gradi mi sta seguendo Niccolò, perché vi dico la verità, il brasiliano non ci capisce un cazzo, quindi mi segue tutto ed esclusivamente lui. Mi lascio consigliare perché è il numero uno. Si dondolava sopra il filo di una ragnatela. Regà, io quando vi dico che il brasiliano fa le cose serie, qui suoniamo la fisarmonica, qui si fanno solo cose di un certo tipo. Avete capito o no? Oh, Agucci, t'avevo detto pure di drizzare il bracciolo, te dico non si muove, oh. Ma che gata del cialis sta sto bracciolo, manca a fa così, oh. Prima stava tutto giù, mo sta tutto su, che è? Ma che gli ha messo? Ma che gli ha messo? Crema de cialis gli ha messo, cugino. Grazie, amico mio, sei più forte di tutti. No, caro mio, questa storia è rivolta a te in particolar modo. Io avevo un progetto molto importante, con una piattaforma molto molto importante. Io ho scritto un libro e queste persone con il mio libro volevano fare un docufilm su una piattaforma che vi vedete tutti i giorni voi. Siccome queste persone sono abituati ai leccaculo, e il brasiliano non è un leccaculo, ha preferito discutere con queste persone, perché sono persone indegne, persone che sono abituate ai leccaculo, sono abituati ai salamalechi, agli inchinamenti, ai leccamenti di Teredano. Il brasiliano non è tutto ciò. Io preferisco morirmi di fame piuttosto che leccarvi il culo a voi. Perciò questo progetto su Netflix non si farà più. Va bene? Lo preferisco. Brutto indegno. Allora, secondo me c'è la partita. Parlo di Inter Milan. Secondo me, già l'altra volta ho detto che Simone Inzaghi c'ha un bel sedere, quindi è molto fortunato. Sicuramente passa l'Inter. La partita dell'andata è finita 0-2. Questa sera finirà 0-1, ma passerà l'Internazionale. A voglia corna, sarà a fare corna. Grattate, va. 0-1, ma passa l'Inter. Dai, ragazzi.